auditorium Varrone gremito, gente in attesa fuori e qualcosa come 450 volumi consegnati ad altrettanti cittadini nell'arco di un pomeriggio. Un successo editoriale, Le chiese di Rieti, il libro voluto dalla Fondazione Varrone per pubblicare l'inedito manoscritto dello storico reatino Angelo Sacchetti Sassetti, dedicato alle chiese cittadine. Sacchetti Sassetti, in generale, in tutta la storia della cultura italiana del Novecento, è un personaggio più unico che raro, è proprio il modello dell'archivista, del ricercatore. Tanto è vero che lui era talmente perfezionista che il motivo per cui questo materiale viene pubblicato 50 anni dopo la sua morte è dovuto al suo scrupolo, perché lui non ammetteva che si pubblicasse niente che non fosse perfetto. E in realtà la ricerca era in corso, c'aveva quasi 100 anni quando è morto, 95 per esattezza, eppure ha continuato fino all'ultimo giorno a lavorare come può lavorare un giovane. Cioè, quest'uomo si è guardato l'intero archivio di Stato di Rieti, è tutto, l'ha catalogato. E, tra l'altro, nell'occasione dell'uscita di questo volume, l'archivio di Stato ha pubblicato dei volumi a parte che riportano tutta la catalogazione che Sassetti ha fatto e che possono mettere in grado gli studiosi di oggi di continuare nelle ricerche. Quindi è proprio un modello veramente di che cosa vuol dire essere un ricercatore. Cioè uno che da un lato fa delle scoperte sue, le consegna ai posteri, dall'altro mette quelli che vengono dopo in condizione di continuare a lavorare. E quindi effettivamente la pubblicazione di questo libro è, da un punto di vista proprio anche morale, se vogliamo, è molto bella, perché onora la memoria di una persona che praticamente ha dedicato la sua vita allo studio. Questo libro non rimane a Rieti, nel senso che abbiamo stabilito con la Mondadori un contratto per cui, che vale 3 anni per la pubblicazione di 3 libri. Questo è il primo che è nelle biblioteche, nelle negozi, è in vendita. Quindi è un libro di Rieti, ma non per Rieti soltanto. Racconta in maniera dettagliatissima e ben documentata la storia delle chiese reatine esistenti e non più esistenti, che è stata compilata in maniera assolutamente egregia dal professor Angelo Sacchetti Sassetti dal 1916 fino al 1968. Quindi oltre 50 anni per regalare questo splendido documento e 50 anni ancora intercorsi dalla conclusione del volume e della vita del professore fino ad oggi, perché Sacchetti Sassetti, avvicinandosi ormai alla tarda età, decise di affidare il suo archivio privato all'archivio di Stato che aveva contribuito a fondare, ma nel suo testamento specificò che i suoi documenti dovessero essere segretati per 50 anni. Questo ad evitare che qualche studioso suo contemporaneo saccheggiasse indebitamente la mole di documenti che egli, con la pazienza di una vita, aveva raccolto e decrittato. Ora, 50 anni dopo, a maggio è scaduto il termine tassativo che era stato definito a livello appunto testamentario, a far data da maggio l'Archivio di Stato, con l'impegno del dottor Roberto Lorenzetti, ha promosso una serie di attività, un convegno di studi, alcune pubblicazioni, che culmina proprio nella pubblicazione di questo volume, che è stato aggiornato con brevissime note per documentare ciò che è cambiato nel corso di questo mezzo secolo, perché in realtà alle chiese sparite documentate da Sacchetti Sassetti purtroppo se ne sono aggiunte delle altre, ma ci sono stati anche dei segnali estremamente positivi che il professor Sacchetti non poteva immaginare. Penso ad esempio alla riapertura della chiesa di San Domenico. Il pregio di questo volume, che veramente è un grande dono che l'Archivio di Stato e la Fondazione Varrone fanno alla città. Ci ha fatto un regalo incredibile, nel senso ci ha
ci ha regalato la pubblicazione di questo libro, avrebbe potuto farla da solo, quindi ci ha fatto veramente un gran regalo, ma questo sta in una collaborazione che prevede che le cose si facciano insieme, cioè se noi vogliamo uscire da questa città bisogna che insieme tutti quanti facciamo uno sforzo, altrimenti non si esce. È una riscoperta che merita una particolare attenzione, un testo di grande significato perché appartiene a un grande personaggio della vita culturale reatina, è rimasto sepolto per 50 anni, adesso l'abbiamo riscoperto e lo stiamo restituendo alla città nel modo più opportuno. Non solo ci sarà il testo stesso, ma ci saranno anche delle puntualizzazioni fatte da Eliana Tozzi, che sono lo stesso di completamento di cose che mancavano, e soprattutto c'è una parte fotografica di grande rilievo perché sono foto aeree, quindi interessanti. Insomma, un libro veramente interessante che dovrebbe stare nelle case di tutti i reatini. Questo volume completa un percorso, il percorso di celebrare dovutamente Angelo Sacchetti Sassetti a 50 anni dalla sua morte. A 50 anni dalla sua morte in Archivio di Stato è stato aperta il suo archivio che Sacchetti Sassetti aveva vincolato per 50 anni dopo la sua morte, e tra le tante cose belle che ci sono in archivio c'era questo manoscritto. Il manoscritto straordinario sulle chiese di Rieti è rimasto incredibilmente inedito per tutta una serie di ragioni. Noi come Archivio di Stato abbiamo pubblicato 4 volumi quest'anno per onorare i Sacchetti Sassetti. Credo che la ciliegina sulla torta sia questo, che non poteva che fare la Fondazione Varrone, con un'edizione straordinaria, perché il libro è edito da Mondadori Electa, quindi con una veste grafica straordinaria, e con il fatto che il libro sarà diffuso nelle principali, non in tutte, ma insomma nelle principali librerie italiane, nei bookshop dei musei, e in ogni caso sarà nel catalogo Mondadori Electa. Credo che anche questo sia un segno importante di vitalità della Fondazione Varrone, quindi anche un libro come questo serve a portare all'esterno l'immagine della città di Rieti. Il tema lo meritava e insomma anche la risposta dei cittadini stasera vedo che è enorme. Siamo orgogliosi di aver fatto questo perché un dato che ho scoperto da poco è che quest'anno per esempio mediamente ci sono 200 manifestazioni l'anno in questo posto, quindi evidentemente è un luogo che la città ama e dove la città cresce, e quindi questo ci fa molto piacere.